Buonasera amici radioascoltatori, buonasera dagli studi Radio Rai di Saxa Rubra in Roma, da dove vi racconteremo la sfida decisiva del gruppo B della fase a gironi di Champions League tra l'Inter e la Shakhtar Donetsk. Un girone che è arrivato al photo finish, il gruppo B, tutte e quattro le squadre, Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Real Madrid e Inter, hanno la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Non solo, ma l'Inter può passare, non può però arrivare prima, perché in contemporanea ci sarà la sfida a Madrid tra il Real Madrid e la Borussia Mönchengladbach, che il nostro Maurizio Ruggeri aggiornerà praticamente in tempo reale, perché tutte le partite sono collegate. In pratica l'Inter deve vincere e sicuramente andrebbe perlomeno in Europa League, ma potrebbe non bastare per la qualificazione in Champions League in caso di pareggio tra Borussia Mönchengladbach e Real Madrid. Si gioca a Madrid e quindi Inter non padrona del proprio destino, ma sicuramente deve vincere, perché in caso di mancata vittoria, anche in caso di pareggio, verrebbe l'esclusione dall'Europa, perché non arriverebbe neanche al terzo posto, quello che vale il ripescaggio in Europa League. Borussia 8, Shakhtar e Real Madrid 7, Inter 5, questa è la classifica, ma l'Inter ha le possibilità di passare il turno, lo ripetiamo ancora. Barella, che insomma caviglia gonfio, no, mi sembra finora il più mobile di tutti, la mette al centro, la direzione traversa, Lautaro Martinez traversa, che ancora trema sul cross di Barella. Non era intervenuto Lukaku, non erano intervenuti neanche i centrali, è intervenuto come Lautaro Martinez, con un destro a botta sicura, traversa e campo. Scusami Santi, se il gol del Real Madrid 1-0 sul Borussia Mönchengladbach. Ovviamente queste interruzioni, Maurizio Ruggeri, sono importantissime, perché tutto vive su due campi, Giuseppe Meazza di Milano San Siro e Alfredo Di Stefano, il piccolo campo dove gioca il Real Madrid in questa stagione, senza pubblico, quindi due impianti dedicati a due grandissimi della storia del calcio mondiale come Peppino Meazza e Alfredo Di Stefano. Quindi Real Madrid davanti, a questo punto significa che lo Shakhtar deve muoversi, perché a questo punto è presto, ripeto, per fare calcoli, però il pareggio non qualifica più lo Shakhtar Donetsk, che arriverebbe a pari punti con lo Borussia, ma sarebbe sarebbe svantaggiato dallo scontro diretto. Quindi in questo momento il tanto bistrattato Real Madrid sarebbe primo nel girone. Insomma, questo è un girone un po' pazzo. Il gol al nono di Benzema, vai pure Giuseppe. Perfetto, e tra l'altro arrivando a pari punti col Borussia, l'Inter passerebbe, perché col Borussia il vantaggio dello scontro diretto, vittoria a Mönchengladbach una settimana fa, pareggio tra l'altro in rimonta a San Siro. In questo momento Real Madrid 10, Inter Borussia Mönchengladbach 8, Shakhtar 8, Inter 6. In questo momento passerebbero Real Madrid e Borussia, e lo Shakhtar andrebbe in Europa League. Parte Brozovic a vuoto, conclusione, palla che resta lì, e qui la difesa dello Shakhtar si era lasciata infilare, è arrivato Gagliardini in zona tiro e il tiro ha avuto una carambola strana, sì, perché poi si è trovato sulla traiettoria, direi casualmente, un giocatore dello Shakhtar, ma i difensori appostati dal portiere per liberare si sono visti passare il pallone davanti raso terra e non sono stati in grado di liberarli. Attenzione, perché questa difesa è tutto tranne che impenetrabile. Palla in area di rigore, si coordina Skriniar, tiro deviato, no, proprio l'ha colpita male. Qua non sappiamo Skriniar che tiro ha fatto, perché mi era sembrato assolutamente un tiro sballato, si ha colpito un po' il terreno e poi il pallone, quindi insomma non è arrivato un granché questo tiro. 2-0 del Real Madrid sul Gladbach, dunque doppietta di Benzema e siamo al 32esimo. Bisantis. Si comincia a fare interessante la situazione, perché è chiaro che l'Inter con una vittoria a questo punto aggancerebbe il Borussia a 8 punti, ma di fatto lo scavalcherebbe grazie alla migliore scontro diretto con i tedeschi, pareggio a San Siro, vittoria soffertissima ma meritatissima a Mönchengladbach. Ricordiamo che il Borussia l'ha meglio sullo Shakhtar sugli scontri diretti, lo Shakhtar sul Real Madrid, il Real Madrid sull'Inter e l'Inter sul Borussia, quindi sembra davvero il cane che si morde la coda, perché ognuna è in vantaggio sull'altra nello scontro diretto. Parte Tyson, è un rasoterra che trova Brozovic,
ancora lo Shakhtar in area di rigore. Attenzione, questi sono rischiosi, questi contatti, tira da fuori, è la parata di Handanović, centrale, primo intervento di Handanović che quindi sporca la divisa, batte le mani dal tecnico Luis Castro perché per la prima volta si è fatto vedere lo Shakhtar. La conclusione è stata di Dodò, giocatore comunque interessante che ha tenuto il pallone a mezza altezza, pallone che viene messo a terra da Brozovic che lo recapiterà in area di rigore. C'è il grappolo, la deviazione, Trubin ci arriva e sui calci da fermo non sono neanche piazzati benissimo. Credo che proprio Lukaku abbia colpito di testa, sì, Lukaku addirittura con la pelata, con la parte superiore della testa, e qua bel balzo da parte di Trubin che ha deviato in corner. L'Inter con Young che la mette, Trubin esce coi pugni, travolge un avversario, l'arbitro lascia proseguire Brozovic, palla che termina di niente fuori, ma attenzione perché l'arbitro interrompe il gioco perché Trubin esce, travolge Barella che rimane a terra, poi l'arbitro ha fatto cenno di proseguire, anche se qui ci potrebbe stare la carica al portiere, non tanto perché Barella vada sul portiere quanto nella propria area il portiere di solito non deve essere toccato. In questo caso l'arbitro ha lasciato proseguire, Brozovic ha calciato sulla traiettoria, si è trovato un difensore ucraino che ha messo in corner, Barella intontito si è rialzato, parte Brozovic, bandierina di sinistra, colpo di testa a liberare da parte di un giocatore dello Shakhtar, Young rischia un po' con il controllo, può partire il contropiede di Marlos per lo Shakhtar, attenzione sono 4 dello Shakhtar, 3 dell'Inter, Shakhtar pericolosamente con Tete che tira la parata da parte di Handanović, ancora Shakhtar, tiro e palla fuori, ed ecco quello che può succedere, un contropiede e rischiano di punirti. Qua prima Handanović salva su Tete, sulla ribattuta il tiro credo proprio di Tyson è terminato alle stelle, bandierina di destra, porta di sinistra, l'Inter che manda in avanti i giocatori bravi in elevazione come De Vrij, palla in aria, attenzione, coordina e tira Lautaro Martinez, ma niente, dopo quella traversa il piedino di Lautaro sembra che andrebbe un po' raddrizzato, palla in curva, sempre 0-0 tra Inter e Shakhtar Donetsk. In questo momento nessuna delle due andrebbe in Champions League, ma lo Shakhtar almeno andrebbe in Europa League, mentre l'Inter andrebbe fuori dall'Europa, ma basta un gol per ribaltare tutto. Ancora Kimi, l'apertura sulla destra per Barella, c'è spazio, Barella basso, palla che rimane lì, sarà ancora angolo, 2,5 con De Vrij, 2,5 al 90esimo ovviamente, il cross al centro, il colpo di testa di Alexis Sanchez che la mette alta sopra la traversa, perfetta la scelta di tempo, perfetto lo stacco per uno che non è certo un grande colpitore di testa, palla di poco alto, c'è Eriksen che la tiene bassa, è stato bravo perché era da lontano, l'ha tenuta bassa, c'è stata una deviazione per cui l'angolo numero 11 per l'Inter a 0, stiamo entrando nell'ultimo minuto, tutti in area di rigore quelli dell'Inter, lo Shakhtar a difendere e finora sta reggendo, ancora il cross da parte di Eriksen, palla in aria, colpo di testa, qui addirittura è Lukaku che la toglie fuori, incredibile, ma poi si fermano per il calcio, per il fuorigioco, colpo di testa, botta sicura, chi c'era sulla traiettoria? Lukaku che era in fuorigioco, quindi giustamente ancora una volta era andato Sanchez di testa, e beh, doti nascoste da parte del cileno che noi conosciamo come straordinario e velocissimo attaccante, di testa qui è andato a prenderla lui con quelli dello Shakhtar che il più basso sarà 1,86, palla che arriva a Brozovic, la mette dentro, Trubin allontana, Eriksen ancora lui, conclusione, Trubin ci arriva ancora, la devia in corner, Trubin va a deviare il pallone di Eriksen che è comunque entrato in partita, e come, altro che 20 secondi, è andato a calciare lui, c'è Handanović nell'area di rigore avversaria, tutto da seguire questo calcio d'angolo, il 12-0, palla che arriva in aria, allontana lo Shakhtar, rimane l'Inter in attacco, deve ritornare in porta Handanović, lo fa, ancora Inter che si mantiene in attacco, ma lo Shakhtar che mette in fallo laterale, arriva dalle retrovie, tutti avanti quelli dell'Inter con Perisic che asciuga il pallone sulla maglietta, ancora il tentativo da parte del croato che prende una rincorsa lunga, lo mette direttamente in aria, colpo di testa a liberare, sarà forse ancora angolo Perisic, sì, si accontenta, angolo, 13-0 il conto dei corner in favore dell'Inter, arriva Eriksen alla battuta dalla bandierina di sinistra, ma ancora una volta ritorna Handanović, ritorna Handanović in porta, davvero grande tensione adesso nell'area di rigore, l'arbitro finalmente fischia, parte Eriksen, primo palo, colpo di testa a liberare, beh adesso lo Shakhtar la mette in avanti, non c'è il portiere, vediamo chi arriva prima, qui chi arriva prima vince, ma c'è senza portiere, lo Shakhtar prova adesso ad attaccare, a fare il colpaccio, sono passati già un minuto oltre 4, ma è poco, ancora Inter si era portato in avanti
avanti lo Shakhtar. Handanovic è tornato in porta, pallone lanciato in avanti, tentativo, sponda di testa, l'uscita di Trubin che va a bloccare e si tuffa a terra. Ovviamente fa scorrere il cronometro, quanto recupero sarà non lo so neanche io. Ancora un colpo di testa, Inter in avanti, va a terra un giocatore, via, oltre due minuti di recupero, si continua a giocare con Lukaku che va via, effettua il cross, il colpo di testa a liberare, ancora Shakhtar, forse un fallo da parte dell'Inter, l'arbitro lascia proseguire, Shakhtar che mantiene il pallone, regalato a Lukaku, cross, ancora lo Shakhtar che allontana, attenzione, si è alzata una bandierina, quindi tutto fermo, si gioca ancora, io credo che saranno tre minuti di recupero, perché siamo già 2 minuti e 20 oltre ed è sempre 0-0 per lo Shakhtar. Attenzione perché adesso i giocatori dello Shakhtar perdono un po' tempo per la battuta di questo rinvio. Adesso siamo arrivati a 3, ecco, io credo che 3 sia il tempo giusto. Eh sì, temo anch'io che sul rinvio l'arbitro fischerà la fine adesso. È sempre 0-0. Per l'Inter non basta, l'Inter ha un passo fuori dall'Europa. Conte dice che Trubin sta perdendo ancora tempo e Trubin si prende un cartellino giallo da lontano, ma evidentemente lo accetta di buon grado perché è vicinissimo lo Shakhtar a restare in Europa. Battuto, palla che sorvola via centrale del campo, si gioca ancora, fallo in favore dell'Inter, si gioca ancora, siamo praticamente molto oltre il tempo di recupero e qua anche il cronometro impazzisce, siamo 7 minuti oltre, ancora Inter pericolosamente in avanti, fallo in attacco ed è arrivato il triplice fischio, l'Inter è fuori dall'Europa. Massimo Orlando, telegrafico il commento. Sì, molto velocemente, l'Inter è sfortunata nei primi minuti con Lautaro, però secondo me se ti giochi la partita della vita devi dare di più. L'Inter mi ha un po' deluso e la squadra dell'Ucraina che si è chiusa bene, però insomma se tu vuoi passare il turno devi fare qualcosa in più. Eh sì, è proprio così, Massimo Orlando, assedio finale, ma alla fine come nella gara di andata l'avevamo evocata in tempi non sospetti, ma lo Shakhtar è riuscito a mantenere la porta inviolata contro l'Inter. Se fai 2 punti con lo Shakhtar e il Borussia ne fa 6 e allora a quel punto è giusto che esci. Sì. Passa quindi il Real Madrid come primo, il Borussia Mönchengladbach che starà festeggiando come secondo, Shakhtar che va in Europa League, l'Inter è fuori dall'Europa. Grazie a Massimo Orlando, grazie a tutti.